Una città, il suo reggimento, una storia che dura da anni, trani e nono fanteria, un'emozione che si ripete tutte le volte che la caserma apre le sue porte al pubblico, come in occasione del cambio del comandante. Al colonnello Raffaele Schena subentra il collega Ciro Chirico, originario di Grottaglie, in provincia di Taranto, è la sua prima volta in Puglia. È un grande onore e privilegio per me essere qui, essere comandante di questo glorioso reparto e spero ovviamente di... Ma ne sono convinto, insomma, di esserne all'altezza, di continuare nella storia di questo reparto. La cerimonia del cambio alla presenza delle autorità, oltre che del comandante della Brigata Pinerolo di Bari, il generale Stefano Del Col, che ha sottolineato il ruolo dei suoi reparti nei teatri operativi internazionali. È un reggimento che è spendibile perché è pronto sotto aspetto addestrativo e formativo. La Brigata Pinerolo, lo ha detto nel suo intervento, forse è la brigata più avanti rispetto alle altre dal punto di vista tecnologico. Allora, noi la Brigata Pinerolo ha come mezzo in dotazione il Freccia e ha impiega il posto di comando digitalizzati. Questo fa il connubio tra il mezzo e l'elemento di comando e controllo tra attualmente, ad oggi, la brigata che ha questo senso di modernità maggiore e più sviluppato rispetto ad altre. Tra l'altro la brigata in questo momento si è addestrata per essere pronta per andare in Libano, dove ci recheremo, dove inizieremo i primi movimenti all'inizio di ottobre.